Oggi parliamo di trimarani a vela e a motore, ma non questi trimarani di cui abbiamo già parlato. Ma parleremo di questi trimarani, parleremo di questi trimarani, parleremo anche di questi trimarani e anche di questi trimarani qua. E anche brevemente di questi trimarani. Allora, iniziamo dal Dragonfly 40. La Dragonfly è una ditta che fa trimarani a vela, è una tra le più famose. E fa trimarani a vela da 25 a 40 piedi, il 40 piedi poi la fa in diverse versioni, più spinte e meno spinte. È una barca molto bella, mi piace veramente tanto. E, mi piace molto il design, guardate la tuga come eh, ha delle linee sinuose molto belle, molto accattivanti e anche gli scafi, guardate, sono veramente molto molto belli e inoltre ha delle performance molto importanti, è una barca molto molto veloce, essendo un tremarano ovviamente ma riesce un po' a coniugare tutti gli aspetti positivi di un multiscafo. La velocità, gli spazi interni, il layout è tutto molto ben equilibrato. Allora, come tutti i trimarani a vela, ha due scafi esterni eh, in generale di soprattutto in bolina, eh, soltanto uno tocca l'acqua e poi uno scafo centrale più importante. Anche abbastanza voluminoso, dove ci sono gli interni a lato ci sono due reti bellissime che <ride> offrono uno spazio di prendisole enorme e che ovviamente danno un accesso all'acqua molto molto facile. Uno qui prende il sole, adesso immagino a barca ferma, poi scende in acqua. Non ci sono vedete i gradini e quindi c'è un rapporto, diciamo, con, con il mare molto molto vicino. Qual è il grande pregio: e il grande difetto dei tre marani? Il grande pregio è che hanno una velocità molto importante dovuta alla grande stabilità di forma e quindi al momento raddrizzante importante senza avere lo scomodo di avere una deriva con in fondo il bulbo eh, che quindi aumenta di peso. Quindi sono barche che a parità di lunghezza rispetto alle, ai monoscafi sono molto più leggeri e quindi hanno velocità di punta entusiasmanti. Qual è il grande difetto? Che sono larghissime e quindi nei porti trovano una grande difficoltà. Questo catamarano ha risolto questo, questo problema perché i due scafi laterali si accostano allo scafo principale e riducono ehm, fortemente il baglio massimo quando si è in porto, ovviamente senza vele, altrimenti si ribalda la barca. Vediamo un attimo un'immagine. Vedete i due scafi laterali. Si possono accostare allo scafo principale e quindi il baglio massimo diventa, diciamo così, accettabile se si deve ormeggiare in porto o se si deve trasportare la barca. Questo metodo è un metodo molto intelligente che funziona, Dragonfly ha una ottima reputazione. E quindi, diciamo così, questa barca cerca di prendere il pregio dei multiscafi, dei tre marani, ma di non averne i difetti. Per quanto riguarda gli interni, è sostanzialmente una barca di 12 metri, e quindi è sempre, sempre la conformazione di due cabine di poppa, la di cucina di net e cabina di prua. Gli spazi sono buoni, vedete, diciamo così decorosi, non sono enormi, perché chiaramente la barca, lo scafo centrale ha un baglio più piccolo rispetto a un 40 piedi normale. Si sacrifica un po' di spazio sotto coperta per avere delle prestazioni eccezionali e per avere uno spazio in coperta sulle reti dei prendisole che una barca di 40 piedi non avrebbe minimamente. Questa è la vista verso prua: questa è la cabina di prua. Quindi vedete adesso la foto è fatta molto bene, c'è cioè un grandangolo, però insomma degli spazi del tutto eh, decorosi. Questa è la barca all'orveggio, vedete che è una barca: sì, comunque larga, eh, ma con eh, i due scafi, diciamo così. Eh, piegati verso la, lo scafo principale occupa un diciamo un posto classico allora questa è un po la scheda tecnica la barca ha diverse vedete qua ha diverse eh, il 40 piedi è in diversi formati touring ultimate sea ultimate e sea performance vabbè Comunque, sempre lunga 12,40 overall e eh, eh, 11,50 di scafo. Eh, di, di, di lunghezza galleggiamento: la cosa interessante è che è larga 8,40 quando è aperta ed è larga 4 metri quando è chiusa, quindi è possibile ormeggiare abbastanza comodamente e trasportarla. Ha un draft limitatissimo, quindi si arriva molto vicino alle spiagge. Eh, con eh, il, il, la deriva giù è, è 220, ma diciamo quando si. La deriva viene tirata su perché si è all'ormeggio eh, ci sono soltanto 70 cm. Allora diamo un'occhiata ai pesi pesi a barca completamente scarica, diciamo 6000 kg nella versione standard e 5000 kg nella, nelle versioni più tirate. Quindi, diciamo la metà di una barca uh, di pari lunghezza, una barca a vela di pari lunghezza con deriva classica e bulbo. Peso totale massimo 9000 kg, 8000 nella versione nella versione veloce, diciamo e vabbè, qui senza equipaggio vuol dire poco, un motore di solo 40 cavalli, quindi eh, un consumi molto ridotti. Perché è un trimarano a pochissimo attrito, oppure 57 cavalli optional. Quindi insomma è tutto qui il, il mistero, Le, queste barche hanno delle velocità impressionanti, questa arriva intorno ai 24-25 nodi a vela, perché hanno una eh, lunghezza di 12,40 metri e 40, ma pesano pochissimo, 6.000 kg, e quindi chiaramente hanno questa eh, velocità importante insieme a un... Una superficie bagnata molto contenuta. Un'altra um, um, ditta che fa trimarani a vela è la NIL, un um, cantiere un po' meno conosciuto che fa delle, dei trimarani veramente molto importanti di grandi dimensioni a vela. E adesso vedremo, ha cominciato a farli anche a motore. Questo è il 56. Quindi un, un oggetto, lo vedete quanto è massiccio, quanto è importante? Guardate qua, <ride> una barca che è praticamente larga poco meno di quanto è lunga, grandi spazi in coperta, reti davanti. In questo caso abbiamo un bellissimo flybridge, lo potremmo chiamare, o sun deck, e, e chiaramente tantissimo spazio in coperta ora questo qui diciamo così secondo me l'estetica non è pienamente riuscita e poi non lo so io farei alcune considerazioni allora la prima considerazione questo è il piano del main deck diciamo così piano coperta principale la prima considerazione è che sì abbiamo una, una cucina molto bella con una grande dinette eh, poi qui abbiamo poltrone eh, divani volevo dire importanti qui abbiamo la timoneria interna ehm, all'esterno abbiamo questo divano qui diciamo che per essere così grande non ha questi spazi prendisole così immensi diciamo e, e poi secondo me c'è il grande difetto che la cabina armatore è qua nel main deck proprio attaccata alla timoneria ma non lo so io gradirei un pochino di privacy se fossi l'armatore di, di questa barca questo è il punto inferiore in cui vediamo che c'è una cabina ospiti molto grande, vedete anche con dei belli armadi, un bagno importante. Nei due scafi laterali, grande privacy, quindi silenzio e, e un due cabine a ospiti, una diciamo VIP, una un po' meno VIP con bagno nello scafo centrale. Abbiamo visto che l'armatore è di sopra. E poi Tender e botto d'acqua nei, nei due scafi laterali. Quindi, insomma, diciamo di spazio ce n'è. Guardando la vista dall'alto, a me viene eh, in mente che tutto questo spazio qui in qualche maniera si poteva sfruttare. O facendo dei prendisole o mettendoci dei pannelli solari, però secondo me, a parte le due reti davanti, c'è una mancanza di prendisole. Ce n'è uno qui sopra, ma diciamo questa, questa barca ha potenzialmente 2, 4, 6, 8, 10 persone, 10 ospiti. 10 e, e, persone a stendere a prendere il sole, a parte se stanno nelle reti, non, non le troviamo, insomma neanche 5. E, e quindi forse, forse perché ho una visione mediterranea della crociera, avrei aumentato lo spazio prendi sole. Questi sono gli interni, questa è la timoneria che, il carteggio, diciamo, che abbiamo, abbiamo la timoneria di sopra, sì, questo è il carteggio che abbiamo visto e questa è la cabina armatore come vedete il carteggio è proprio eh, vicino eh, uno chiude la porta ma se c'è qui il comandante che sta facendo le sue, il suo lavoro sta consultando insomma non c'è tanta privacy e questa è un po' una vista generale del dinette eh, con spazi, sì, ovviamente abbondanti. Qui c'è anche un grosso televisore. Questo è eh, ovviamente il Sundac con due timonerie molto vicine fra loro. E qui winch di mano, winch delle drizze sostanzialmente. E un prendisole non troppo generoso. Ecco, questa è la zona di poppa del Sundac. Ci sono due betavoli, ma insomma. Non, sì, questi tavoli probabilmente si possono abbassare e fare un unico sun deck un unico prendi volevo dire. Però insomma non brilla per questi... Avendo questo baglio importante mi sarei aspettato qualcosa di ancora più esteso. Vediamo un attimo le caratteristiche di questo trimarano. Una barca lunga 19 metri, sostanzialmente 65 feet eh, e larga sostanzialmente 12 metri quindi quasi un quadrato ehm, in cui pesca il pescaggio è 6 ft eh, che sono 1,80 80, 1,90 m e un, un peso di 50.000 libbre che sono 22,7 tonnellate circa quindi vuol dire che ovviamente c'è un peso sostanzialmente abbastanza ridotto, non come prima perché questo ha molto più interno però una barca di 19 metri normalmente pesa eh, intorno ai 32, quindi ci sono sostanzialmente 10 tonnellate di meno. Io vedo un paio di problemi su questa barca. Uno è l'estetica che non è particolarmente aggraziata. La vela la Randa è molto molto bella. Guardate che, che, che testa d'albero. L'altro problema è il Mediterraneo soprattutto, ma dove si ormeggia è difficile trovare un posto dove ci sono le briccole, Nei, nei porti dove ci sono le briccole, è veramente impossibile ormeggiare. Eh? E, e comunque paghi almeno il doppio, cioè occupi due posti e paghi due, due, eh, due quote, e quindi sostanzialmente è una nicchia molto molto esclusiva. Questo è il Lin 56, un trimarano ehm, a motore, sempre con questo design che lascia un pochino un po' a me lascia un pochino perplesso e, e che ha degli, ovviamente un baglio molto molto importante, quindi spazi interni comodissimi. Assomiglia un po' a un explorer, a un traveler, eh, però ha una efficienza dello scafo molto più alta perché ha molta meno superficie bagnata. Eccoci qua, questa è una foto Dall'alto vedete che in coperta addirittura ci hanno messo il tender sul flybridge, è veramente molto molto ampio, con questo baglio molto molto importante, non lo so che tipo di mercato può avere, è sicuramente una barca comoda da crociera, non riesco a capire che tipo di mercato potrebbe avere soprattutto in Mediterraneo allora vediamo che questa è la pianta diciamo sottocoperta ci sono eh, sostanzialmente eh, due cabine due cabine ospiti molto grandi con bagno privato importanti poi c'è una, una cabina eh, equipaggio eh, locali eh, questo è il, un bagno un bagnetto extra diciamo così questa è un'altra cabina doppia che potrebbe essere sempre equipaggio e poi sopra sopra invece abbiamo una bellissima cabina armatore che ha anche il suo eh, il suo studio diciamo così e, postazione timoneria diciamo interna eh, divanetto cucina molto bella ehm, soggiorno ehm, diciamo di net eh, di net esterna e scala che va al firebridge qui immagino e, e spero che ci in alternativa si possa avere il bagno perché una cabina armatore senza bagno eh, qui il bagno è di sotto avete visto prima eh, però insomma un po' scomodo pro e contro eh, in questo caso bisogna fare dei gradini per andare al bagno di sotto che è eh, privato diciamo privato dell'armatore ma insomma non comodissimo ma sono sicuro che in alternativa si può avere il bagno qua e questo è il flybridge. Sui disegni non sembra malaccio, le foto la fanno un po' meno aggraziata, diciamo, le foto in acqua la rendono un oggetto un po' strano. Allora, vediamo un po' le caratteristiche. Questa è una barca di 56 feet, quindi sostanzialmente 18 metri, che è 27 eh, feet larga, quindi 8 metri con un draft di circa 1,70 m e un peso di 30 tonnellate scarica, 38 carica. Vedete che qui non c'è un grande risparmio di peso rispetto a una barca classica, perché le barche a motore non ce l'hanno la, eh, la zavorra e quindi... Eh, comunque no, monoscafo o trimarano non si risparmia tanto peso però sono più veloci soprattutto sono più efficienti dal punto di vista del carburante questo c'è un, un motore 300 cavalli e, e probabilmente consuma molto meno e ha dei grandi spazi consuma molto poco voglio dire e ha dei grandi spazi perché ha una superficie bagnata molto eh, limitata questo è un altro trimarano eh, da crociera di 60 piedi, si chiama Rapido 60 ed è progettato da Morelli e Melvin che hanno lo studio a San Diego in California e sono tra i massimi esperti di multiscafo nel mondo eh, ed è considerata la barca, il multiscafo da di serie diciamo più veloce al mondo di serie ovviamente, è una barca veramente molto potente, la vedete anche come, come linea d'acqua, e, e, però non è folding, queste questi, traverse non si possono smontare né piegare e quindi uno si becca questo baglio enorme e deve, e deve farci conti sostanzialmente. Guardate, è molto è bella, è una, bella, una bellissima barca, è, è, è veramente molto molto veloce, ora vediamo delle caratteristiche, ha anche queste qui, queste belle reti prendisole, anche, anche a prua, eh, spazi importanti, eh, chiaramente i due, i due scafi laterali non, sono, eh, non ci si può accedere, sono solamente per questioni di architettura navale e, e lo scafo centrale invece è dedicato al, eh, agli interni. Vi faccio notare l'edge <ride> di uscita a barca ribaltata, nel caso la barca si ribalti si esce da questo edge qui. Questi sono gli interni un po' spartani, eh, però non piccolissimi, diciamo. Questa è una barca chiaramente dedicata a chi non è molto interessato al lusso degli interni, ma è interessato a delle velocità che con un monoscafo non si sognerebbe nemmeno, con un monoscafo di 60 piedi non si sognerebbe nemmeno. Quindi chiaramente ci sono gli interni un po' tirati via, fra l'altro non è costruita né negli Stati Uniti né in Europa è costruita eh, in Asia e, e quindi chiaramente le finiture non sono eccezionali. Questa è una cabina neanche, neanche troppo male, insomma, eh, molto eh, minimalista. Diciamo c'è cioè proprio lo stretto eh, necessario. Ecco guardando. Le caratteristiche di questa Trimarano. Vediamo che con una lunghezza di 18 metri e una larghezza di quasi 12. Fantastico. C'è un draft di soli 0,75 e un dislocamento intorno ai 10.000 kg. Quindi bassissimo perché una barca di 18 metri. Bene che vada di pesa al doppio di questi kg. Ma deve essere già una barca tirata. E, e se guardiamo eh, qui le polari, qui c'è anche un'immagine della velocità presa eh, dal, 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 dal Speed Over Ground quasi 25 nodi. E, e se guardiamo le polari, qui è appunto. Eh, dimostrano secondo, secondo questo grafico che con eh, il gennaker di popa si fanno 26 nodi sostanzialmente vi piace questo concept questo è lo studio per un trimarano a motore fatto dalla eh, Sun Reef che è una è un cantiere che ha il suo stabilimento in Polonia, ma che fa catamarani molto molto belli, il Reef, sia a motore che a vela, il Sanrif 80 è uno dei, dei, dei catamarani più belli che c'è, e, e sta studiando anche dei concept per fare dei trimarani. Questa è una vista laterale, vedete, molto aggressivo, praticamente nessuno spazio eh, esterno perché sono barche veloci dovrebbero essere barche velocissime e quindi all'esterno è pericoloso stare questo è un 210 feet quindi 66 metri è una barca quindi un super yacht importante questo è soltanto un concept molto molto aggressivo nel ponte superiore eh, abbiamo essenzialmente il dining area. Ehm, la, eh, lo spazio, la, la timoneria che è enorme e un eh, è la cabina comandante. Sostanzialmente che deve essere sempre vicino alla timoneria. Allora, nel, nel eh, Lower Deck abbiamo. Lower deck, in realtà questa forse il, si potrebbe chiamare main deck, diciamo così. Ehm, abbiamo nella parte centrale questa dinette molto, molto grande, poi abbiamo sei cabine ospiti con, i pro, con tutti i bagni, più la mega cabina eh, dell'armatore dell con eh, eh, armadiature, vedete, veramente molto grande. A prua eh, abbiamo due, lo spazio per due tender. In questo caso, visto le dimensioni, siamo su tre ponti e quindi il ponte inferiore occupa tutte le cabine equipaggio più eh, lavanderia, storage e eh, via, via discorrendo oltre la sala macchina, ovviamente. Chissà se lo vedremo mai eh, realizzato. La Sunreef è un'azienda molto seria, molto grande, che sta andando molto bene e, e, è diventata famosa ultimamente perché ha venduto un, un catamarano a motore a Rafael Nadal il, il campione di tennis e quindi insomma c'è la speranza che, che questo non sia solo un concept e di questo che ne dite questo è il concept di un tremarano a vela eh, che si chiama domus che fa paura solo a, a così a vedere il concept figuriamoci cosa dovrà essere la realizzazione e, come potete ben vedere qua si ipotizza di avere un sandec molto piccolo non ho capito perché qui ci sono delle grandi vetrate un po da serra sembra io fare queste queste questi ponti enormi, e poi dopo utilizzarne soltanto una parte, non ho ben capito la razza del sistema. Vabbè, c'è questa parte di poppa aperta e, e poi sostanzialmente un solo, un solo ponte, Queste, questi cupolini dovrebbero essere una sorta di eh, pilotaggio, sostanzialmente, do, dove si vede bene la, la, diciamo, le dimensioni della barca, soprattutto in ormeggio. Io, diciamo così, anche come concept, non lo vedo veramente, eh, diciamo così, entusiasmante. Un po' di immagini, così, de, diciamo, degli interni. Eh, eh, insomma, eh, bisogna anche pensare che questa, una cosa del genere eh, ha un rollio che è molto importante, eh. Forse questi interni sono un po' così da villa hollywoodiana e un po' poco marini. Ecco qua, e qui delle viste, delle viste dall'alto, ma sembra un po' così un rapace che plana sull'acqua. Diciamo così, eh, vedremo se eh, troveranno un armatore abbastanza diciamo così spregiudicato da avventurarsi a fare una cosa del genere e, va bene per, per questo questo video è tutto se volete mettete un mi piace e contattatemi pure per questioni per domande per curiosità per oh. eh, collaborazioni per progetti per quello che volete e, e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti